portato la testimonianza del comune di San Lazzaro in riferimento a un'evoluzione civile che risale indietro nel tempo fino al XIII secolo con quel lazzaretto che ha dato vita a una particolare attitudine a fare comunità solidale. Siamo sicuramente in un momento estremamente difficile, c'è una crisi economica che si trasforma in questione sociale. Ho suggerito l'idea di un'economia sociale di comunità nella quale intervenga l'ente locale insieme al capitale sociale, la sussidiarietà, il terzo settore, tutti coloro che possono sorreggere il governo locale verso un'azione che sia volta a coinvolgere e ad includere. Naturalmente ci sono specifiche politiche che un'amministrazione comunale deve promuovere, penso soprattutto a una pianificazione territoriale orientata ad allargare l'offerta di edilizia sociale, perché la casa oggi è un discrimine tra chi ce la fa e chi rischia di non farcela, lo sportello sociale come un momento di accesso del bisogno perché possa essere orientato verso le risposte possibili che un comune può dare. Poi noi abbiamo costituito un fondo contro la crisi proprio per cercare di far fronte ai rischi della vulnerabilità sociale. Un'esperienza che da ultimo sta dando dei frutti è quella di San Lazzaro Solidale. Il triangolo comune, reticolo dei commercianti e volontari che nella giornata di un sabato raccolgono derrate alimentari ed altri prodotti per poi redistribuirli insieme all'amministrazione comunale alle famiglie che hanno più bisogno. E quindi io credo che il tema della povertà oggi ci investa in forme che non devono più avere risposte, come dire, residuali, ma stanno dentro una crisi rispetto alla quale l'insieme delle politiche di un ente locale deve essere capace di dare risposte, proprio perché si allarghi lo spettro della protezione sociale a favore di chi più è a rischio.